acqua, energie rinnovabili e sicurezza alimentare di fronte a fenomeni meteorologici estremi, inquinamento, sfruttamento sconsiderato delle risorse. Questi temi trattati alla Casina Pio IV in Vaticano nella plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze dal titolo Scienza e sostenibilità, impatto delle conoscenze scientifiche e della tecnologia sulla società umana e sul suo ambiente. I partecipanti sono stati ricevuti dal Papa nella sala del Concistoro. Alla luce dell'enciclica Laudato Si, Francesco ha esortato scienziati e studiosi di tutto il mondo a costruire un modello culturale capace di affrontare la crisi dei cambiamenti climatici e delle sue conseguenze sociali, affinché le enormi potenzialità produttive non siano riservate solo a pochi, operando liberi da interessi politici, economici o ideologici. Si rende indispensabile creare, con la vostra collaborazione, un sistema normativo che includa limiti inviolabili e assicuri la protezione degli ecosistemi, prima che le nuove forme di potere derivate dal paradigma tecno-economico producano danni irreversibili non solo all'ambiente, ma anche alla convivenza, alla democrazia, alla giustizia e alla libertà. Il Pontefice ha quindi chiamato a una conversione ecologica capace di sorreggere lo sviluppo sostenibile per una piena responsabilità nei confronti del creato e delle sue risorse. In tale prospettiva va letto l'impegno degli scienziati, lo spiega Monsignor Marcelo Sanchez Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze. Dato che gli scienziati sono stati quelli che hanno descritto per prima volta, pionieri nella descrizione della crisi, e nel senso della crisi del clima, perché naturalmente l'attività umana, la tesi dei scienziati, l'attività umana che utilizza il materiale fossile è quella che fa il cambiamento climatico, che vuole dire, in altre parole, il riscaldamento globale. Ci sono molti fattori, ma il fattore che determina questo riscaldamento attualmente è l'attività umana. Loro, così come l'hanno descritta, adesso devono essere leader e la soluzione del problema. La giustizia sociale, è stato detto ai lavori, è la via per il superamento di un sistema iniquo che produce miseria, disuguaglianza ed esclusione. Martin Keim, docente di economia agricola all'Università di Göttingen in Germania, ha posto l'accento su una crescita economica che, di fronte a poveri e affamati, assicuri a tutti sul pianeta l'accesso e il consumo del cibo necessario. We need basically two things. One is that fondamentalmente servono due cose. La prima è che abbiamo bisogno di scienze e tecnologia per assicurare una crescita produttiva che richieda meno risorse ambientali e quindi comporti meno inquinamento. Pertanto una tecnologia migliore è una soluzione. D'altro canto, uno sviluppo sostenibile implica anche un consumo più sostenibile, cosa che comporta un ridotto spreco di risorse e penso che soprattutto chi vive nel mondo industrializzato stia attualmente sprecando troppe risorse. Pertanto la risposta sta in queste due cose, una migliore tecnologia e modelli di consumo più sostenibili.